Istri, reg del 31-6-1984, Vladivostok. Faccio la sarta e non per vantarmi, il fatto è noto, sono la più brava di tutta la città. E a quella donna piaceva tanto venire a vestirsi da me, salvo poi, sapete, andare a casa e fare tutti i cavoli suoi. Era fatta così. Pensate, al completo verde di quest'anno ha messo su la sciarpa di tulle arancione dell'anno scorso. Non ci potevo pensare. E guanti color rosa, capite? Rosa. Antico. Legai la sciarpa alla ruota della macchina. La messa in moto dell'accensione fece il resto. Ma sì, che diano pure la colpa al vento. Delitto numero 735.231 ter. Prot 8421. Yashin. Ah! Dimenticavo! In un'altra vita io facevo la maestra. Ho insegnato per 10 anni alla scuola elementare di Tenancingo. Ne sono passati di alunni tra i miei banchi. In fondo, pensavo di essere una buona maestra. Lo pensavo, appunto. E l'ho pensato finché non è arrivato quel tale Banchito Contreras. Pensate, non ascoltava. E non imparava assolutamente nulla. Nulla. Perché, direte voi? Perché? Perché? Perché non voleva. Semplice. L'ho presi con le buone. L'ho presi con le cattive. Ma lui nulla. Né punizioni morali o corporali fecero effetto. Niente, lui era così.
I miei ragazzi incominciarono a prendersi gioco di me. E la maestra di qua, e la maestra di là. E io persi il sonno, persi anche l'appetito. Finché un giorno, per dare l'esempio, lo appesi all'albero del cortile. Fa bravo Charlie 41 bis Kamchatka. Pavlava sempre. Pavlava in ogni momento della giornata. Ma a casa mia la padrona sono io. Ma quella serva brutta e grassa Pavlava di tutto. Pensate, veniva anche in bagno. Io mi chiudevo, ma lei, toc toc, entrava e pavlava. Licenziarla, direte voi. Avrei dovuto darle i 3 mesi arretrati. No. Non era il caso, senza sottovalutare il fatto che avrebbe potuto buttarmi il mattino. Però lei intanto pavlava di tutto. E io non ne potevo più. E così un giorno le ficcai un asciugamano in bocca. Ma non morì perché non poteva parlare. Delitto numero 3. Un giorno gli uomini scopriranno che il sonno non esiste. Dio non dorme e neanche Abramo dormiva. Le tisane poi non danno il sonno e neanche i farmaci. L'elefante dorme 2 ore e il cane dorme quando vuole. Vabbè, ma non dico altro. E l'uomo? L'uomo dorme per dimenticare i suoi peccati. E ogni giorno di più. Mano a mano che aumenta la notte. Ma sì. Non dico altro. I morti non dormono, lo sapete, no? E neanche io dormo. Bisogna uccidere chi dorme.